Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. A Brescia, primi 10 minuti mi sembra che c'era una piccola rissa, lui tre bei pugni, e la vedeva, gli occhi di loro sono andati così grandi un'altra volta, e sapeva. Finiti. In quel momento la guardavi in occhi, ok. Ho cominciato la mia trasmissione con un tributo a un personaggio importante che ai noi ci ha lasciato l'ultima settimana. E te, come uomo che segui da una vita il rosso-blu, ovviamente conosci di più di questo personaggio. Sì, ciao Nacho e ciao a tutti i telespettatori. È stata una triste risveglio quella mattina quando il nipote di Tito Lupini, Gino, che giocava anche con l'Italia 7 e con cui ero in contatto in queste settimane in cui sapevamo che Tito Lupini era ricoverato per Covid a Johannesburg, mi ha mandato questo messaggio. Solo qualche giorno prima aveva mandato un messaggio con il quale, insomma, mi ero un attimino rincuorato. Sembravano notizie ottimistiche il fatto che Tito fosse riuscito a fare i primi passi fuori dal letto, e dall'altra parte però il problema al polmone, che poi è stato fatale, continuava, e quella mattina è stato davvero triste ricevere questo messaggio. Allora, Tito Lupini è stato protagonista di quell'era che per il Rovigo ha voluto dire ritorno allo scudetto. Nel 1988 in finale a Roma al Flaminio contro il Benetton, Tito giocava pilone, era solo giocatore. Nel 1990 invece, sempre in finale col Benetton nella tua Brescia, Calcio, Tito era allenatore giocatore perché aveva sostituito Nelly Smith, ex City degli Springboks. Tito è stato un grandissimo personaggio, non solo un grande rugbista a Rovigo. La sua morte ha destato molta commozione, e tra l'altro i funerali sono stati fissati per mercoledì 28 luglio e ci sarà un collegamento Zoom dalla chiesa di San Carlo di Johannesburg, dove c'è già tutto un giro di WhatsApp e di messaggi tra i tifosi rodigini, e dove anche chi è a Rovigo potrà partecipare all'ultimo saluto. Rovigo ha mandato in Sudafrica Polaru, l'ex allenatore, l'ex mediano di Mischia, con tre messaggi ufficiali, uno del sindaco della città, uno del presidente della società e l'altro del presidente della federazione Marzio Innocenti, tra l'altro rivale nei derby storici Rovigo Petrarca di Tito, ma suo capitano nell'Italia al primo mondiale nel 1987, dove Tito ha giocato tutte e tre le partite titolare. E mi viene in mente giustamente che era uno dei rivali. Quando io sono arrivato in Italia, mi ricordo che c'è stata la festa che avete fatto anche del Rovigo, perché all'epoca festeggiavano, se non sbaglio, aiutami. Fatto sì, per i 50 anni, è vero, sì. Infatti, e allora mi ricordo che con lui eravamo sempre lì a parlare, anche perché quando ci trovavamo contro, un bel combattimento, perché era un giocatore di quelli belli, tosti, temperamentali, e ricordiamo che lui nell'87, insieme anche al mio compatriota, Rodolfo Ambrosio, sono stati i primi oriundi che hanno giocato per la Azzurra e hanno partecipato a quel mondiale dove, come tu dicevi prima, Marzio Innocenti era il capitano. E adesso andiamo all'attualità, Ivan, visto che tu sei un specialista, e sempre in Sudafrica il primo test match ha visto la vittoria di Lions in una partita che alcuni dicono forse è noiosa, invece io dico che è stata una lotta, una partita di scacchi sembrava,
perché sinceramente non si riusciva veramente a vedere chi si portava a casa questa partita. Che idea ti sei fatto te, Ivan? Beh, io sono stato colpito dalla ferocia, oserei dire, dall'aggressività dei sudafricani nel primo tempo, che sì, hanno condizionato qualsiasi tipo di tentativo di gioco dei Lions e che hanno capitalizzato, non con mete, ma attraverso i calci di Pollard, tanto da chiudere, mi pare, 12-3 il primo tempo in vantaggio. Sì. Sì. Poi, evidentemente, questa dote fisica e di aggressività non è riuscita a rimanere allo stesso livello, o forse i Lions e Warren Gatlin sono riusciti a trovare qualche contromisura, e nel secondo tempo si è vista una partita dove la potenza di fuoco incredibile dei Lions è venuta fuori e piano piano ha riportato la partita dalla loro parte. Credo che i Lions siano stati in vantaggio per la prima volta a 10-15 minuti dalla fine, a testimonianza dell'equilibrio. E anche per me è stata una bella partita, io non l'ho trovata per nulla noiosa, mi aspettavo una partita dal risultato chiuso e dalla grande fisicità come questa, le previsioni sono state rispettate. In cuor mio, da Rodigino, che insomma con la colonia sudafricana qua speravo che il Sudafrica potesse riuscire a vincere, però insomma onore a questa grande squadra che sono i Lions, che esprimono veramente il massimo. Ecco, mi era venuta da fare una riflessione: per battere i campioni del mondo si è dovuto unire quattro squadre praticamente fra le migliori al mondo. Questo è vero. Fa capire la forza del Sudafrica, insomma. Infatti, per quello sto in questo momento vestendo la maglietta dei Lions, che ho del ricordo di un amico che mi ha regalato tanti anni fa questa maglietta. E invece, per quanto riguarda il rugby internazionale, abbiamo attraverso le Olimpiadi il rugby 7, che comunque è rugby. E oggi ho presenziato qualcosa di storico, mi tocca da vicino, perché i Pumas perdevano 7-0, viene espulso il giocatore, il capitano viene espulso, e loro hanno tenuto, e alla fine della partita hanno vinto e sono andati per giocare per la medaglia. Quindi una roba storica che vede comunque ancora i sudafricani perdenti, perché incredibile, veramente, ma incredibile. Io, conoscendo i Pumas, non è niente di incredibile, perché veramente, se tu non l'hai visto, quindi ci sarà Fiji giocherà contro l'Argentina e ci sarà l'Inghilterra, la Gran Bretagna. Sì, quindi ci sarà delle belle finali. Posso dire una cosa del sì. Seven? Ho guardato stanotte la terza partita dei gironi, che di solito, se non ci sono problemi di qualificazione, è la meno interessante. Infatti ho visto le Figi che hanno asfaltato la Gran Bretagna, e anche avevo visto il Canada che aveva battuto il Giappone. In effetti queste partite non sono particolarmente spettacolari, nel senso che si risolvono in un esercizio di mete, perché mi pare una ha fatto 7 mete, l'altra ne ha fatte 6-0 o 1. Dell'Argentina avevo visto che aveva battuto, mi pare, l'Australia già nel girone, sì. quindi mi aspettavo un'Argentina forte, e stasera poi me le riguardo tutti i quarti di finale, perché i match dentro e fuori nel Seven sono, a mio avviso, questo c'era da aspettarselo, perché con l'apertura fatta dalla federazione ai giocatori di passaporto italiano, argentini ma oriundi in generale, c'era da aspettarsi che le squadre potessero attingere a questi mercati che prima erano preclusi dal fatto che uno, anche se aveva il passaporto ma non era di formazione italiana, doveva giocare da straniero. Questo in teoria dovrebbe alzare il livello e dovrebbe permettere un campionato che fa il suo primo passettino verso questa idea di renderlo più spettacolare, competitivo, più agganciato alle franchigie all'alto livello. Adesso vedremo anche i giocatori permit che le due franchigie daranno stabilmente alle squadre. Qui a Rovigo siamo interessati in particolare a questa seconda linea che ha fatto molto bene al Mondiale Under 20, che è Nicola Piantella, il vicentino,
che dovrebbe venire a giocare a Rovigo insieme a Giacomo Darè, un tre quarti. Ma un'altra cosa che a mio avviso rinforzerà il roster del campionato è questa querela che è nata intorno alle Fiamme Oro e ai giocatori che militano le Zebre. Non so se si è risolta e come si è risolta, ma da quanto ho capito le Fiamme Oro, come principio, da adesso in poi vorrebbero avere molto più a disposizione i propri giocatori rispetto a prima, e questo non farà altro che rafforzare una rosa di giocatori già ampia e competitiva come sono le Fiamme Oro, che quindi quest'anno io sulla carta, sommato questo al ritorno del nostro amico Pasqualone Presunti in panchina, io vedo tra le cinque che si giocheranno l'accesso ai playoff, oltre alle quattro dell'anno scorso. Quindi io penso che ci sarà un campionato top 10 molto più attraente. E tu sai che qui nel rugby di base nostro non si molla mai, parlo nostro, nel mio territorio qui bresciano, quindi sabato hanno fatto un torneo dedicato alla memoria di un ex giocatore del Gusago, quindi adesso lancio questo reportage perché era in memoria di un carissimo nostro amico Fester che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Vamos! Come promesso siamo qui a Gusago. Tra poco rugby touch. Ciao a tutti, questo momento per noi è un momento importante perché dopo tanti anni abbiamo deciso di riunirci di nuovo, tutti gli ex giocatori del Gusago, tutti quelli che hanno militato nel Gusago, più qualche amico del touch che è venuto con noi in questi anni a giocare solo a touch, e abbiamo deciso di organizzare questo torneo e abbiamo deciso di dedicarlo a un nostro ex compagno che purtroppo non c'è più, che è Fester, Simone Manessi, che ha giocato tallonatore per tantissimi anni qua con noi, è stata una colonna della nostra squadra, un amico di tutti, una persona che ha portato tanta allegria, insomma uno che ci piace ricordare oggi. Infatti, allora ci piace ricordare la nostra storia oggi un po', insieme a Fester. Fondamentale la storia di ogni club. Ciao a tutti. E qual è il tuo, sai già il tuo, sì, la tua squadra? Noi siamo la squadra Quadra. Che è lo sponsor. Per chi non ti conosce, chi sei? Io sono Bodei Stefano. Ok, tu chi sei? Ciao, io sono Donna Nicola, Jux, capitano della squadra Bar Leonessa. Perfetto, tu? Ciao, sono De Martis, capitano del Time Out, oh là là. E tu? Io sono Vincenzo Cuneo e sono il capitano della squadra Orologio. Quindi abbiamo fatto anche il promo, è giusto così, e no? E oggi, guarda, in diretta gli regaliamo anche, visto che parliamo dei Gattù della Stella, per ogni capitano c'è questo bel omaggio, questo omaggino. Perfetto. Che fa parte di quelli che noi omaggiavamo quando giocavamo. Benissimo, buona continuazione, dopo daremo delle immagini, ragazzi, buon divertimento, grazie, grazie. Mi raccomando. Grazie. Logicamente non poteva mancare la birra, no? Abbiamo il mitico Nano. Bravo. Ecco il programma delle partite. Revival, sì. Revival tra tutti quelli che avevano giocato qua dai miei tempi, quindi 36 anni fa, arrivare fino a... Ricordiamo che il Gusago è stato fondato nell'86. Nell'86 questo blocco, questo sì, blocco è stato rifondato nell'86 sulle ceneri del vecchio Sari Gusago. Sì, infatti. Che è partito dagli anni 70, i primi anni 70. Per chi non ti conosce, chi sei te? Io sono Doriano Faccin. Ti vedo che ti stai occupando anche della birra oggi. Sì, oggi faccio di tutto, io sono qua, sono un po' un factotum. Sì, proverò anche a giocare, proverò. Vabbè, rugby touch, dai, ci proviamo. Proverò. Buona continuazione. Grazie. Ciao, ciao. Non poteva mancare l'arbitro internazionale bresciano Filippo Bertelli.
It's a beautiful day. A front page in the London News today. On a missing list. Got to know more. Have you seen this man? That face is quite familiar to my old mind. She hopes I'm doing fine. Minuto di silenzio. Prima partita, kick off. Vediamo qual è la prima meta del torneo. Missing list. Got to know more. Have you seen this man? That face is quite familiar to my old mind. She hopes I'm doing fine. Well, she's me well, would like to know where I am. L'aspettativa è sempre quella di divertirsi. Ho ritrovato tanti vecchi amici. Lo scopo. Tu sei partito di qua. Io sono partito di qua, sono nato qua. Infatti. Sportivamente e ci torno con, sempre con tanto piacere. E poi il motivo di questo torneo è sì, ricordare ovviamente il nostro... di un amico sì. Che poverino ci ha lasciato un po' di anni fa. Benissimo. E l'importante è divertirsi e poi ovviamente il terzo tempo. Terzo tempo che qualcuno farà una qua, altri e da qualcuni te. Alcuni andranno a lavorare, qualcuno come verrà te, a trovarmi, che... spero. Infatti, a trovarti lì al time out. Al time out, arrivato, se arrovato. Volete. C'è Mastro, buona birra. Mastro consiglia, dai. Lui consiglia e garantisce. Benissimo. Ciao, ciao, buon divertimento. Ciao, ciao. Sei sopravvissuto, quindi quello è importante. Benissimo. Quello. Tremenda vittoria. La cosa che mi dispiace è non aver registrato il momento. La sua finta di passaggio, no, no, la meta, ha fatto una meta con una sola mano, addirittura dopo il passaggio. La vecchia. No, ma è appena qui. Sì, infatti. Sei stato coerente, si chiama. Bene. No, ma comunque parlavamo prima, è bello ritrovarsi tutti voi qui. E anche ricordando il nostro carissimo amico Fester. Buona continuazione, amici. Ciao ciao. E comunque era lì, Bertelli era lì, ecco. L'obiettivo del torneo è il divertimento e cercare di bere qualche birra tra amici. Infatti il ritrovarsi, visto che sono tutti del Gusago, nel ricordo di un amico, giusto? Sì, sì, ricordo di un amico. Questo torneo dove ci siamo trovati dopo anni che non riusciamo a trovarci. Infatti. Te personalmente continuerai a giocare? Dai. Sì, ci proviamo. Provate. Buona continuazione. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Perché dietro le quinte sta organizzando lo spiedo, giusto? Esatto. Però obiettivo raggiunto per ricordare un amico? Assolutamente sì, obiettivo raggiunto per ricordare un amico, per ritrovare con tutte le persone che hanno giocato in questo club, per provare a riprendere anche i contatti. No, speriamo che sia riuscito come evento e cercheremo di proporlo anche i prossimi anni sicuramente. Per completezza eravamo qui a guardare la partita. Dai British Ariaios. Esatto. Primo tempo sta vincendo il Sudafrica. Ma vincerà il pronostico, vincono i Lions. Beh, vedremo la fine, ok. Buona continuazione, grazie, ciao ciao. Oggi, colpa sua, mi ha dimenticato che non c'è telefono. Non ho ripreso la meta, però me la puoi raccontare? È stato bellissimo. Sì? Un buco della Madonna. Ti vedo bene in forma perché sei rimasto in campo comunque. Bravo. Ha vinto la squadra dell'orologio. Onore ai vincitori, eh? Sì. Eccoci qua. Oh.
Hai cambiato la partita quando sei entrato, complimenti. Come sempre, bravo. Non vinca il tema. Sei troppo, sì, troppo, troppo un impact player. Ostra, sei impact player, bravo. Quello è il termine che mi mancava, bravo. Impact player. Complimenti per la tua finale del terzo quarto. E l'arbitro che si sta dissetando, tra poco dovrà arbitrare la finale. Sto idratandomi. Bravo, si sta idratando. Eccoci qua. Abbiamo la birra anche, grazie. Saluto, amigos. Alla tua, grazie. Grazie. Comincia la finale di questo torneo. Metà, prima metà dell'incontro. Autore della meta? Enrico Botta. Enrico Botta, bravo. Abbiamo vinto. Risultato ufficiale, arbitro? 1-0. 1-0 per i grigi. Quadra. Onore ai vincitori, ragazzi. Dai, tutti insieme. Bravi. Bravi. Abbiamo vinto. Bravi, bravi, bravi anche i vinti, complimenti ai vinti, perché finale, sì, altissimi. La squadra, la quadra che ha vinto questa finale. Al gufo. Viene premiato il più anziano. Bella vita voi, gufi. Al migliore, a Botta. No! Oh! No! Oh! No! Enrico, agli Freddo ultimi classificati. Al team rally che era capitano. Marcello. 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 Con simpaticone mio che non è piato. Iuxe, quarti classificati! Cosa lo fanno? Oh. È lui! È sempre lui! Signori, ha vinto il Milan! Grazie.
Fai un brindisi, Gioda! Un gentiluomo che apre una bottiglia che ha vinto il secondo! Il secondo! Come Mourinho, il secondo classificati! La do veramente! Signori, tutti insieme la diamo! Signori, cuore in mano! Perché sennò ci avrebbe smarronato i coglioni per un anno intero! Secondo classificato, Team De Martis! E quindi voglio dire che lo sponsor del torneo con le bottiglie e la quadra. Non si dicono queste cose. Sponsorizzata dalla quadra. Chi vuoi che abbia vinto? In quadra. Con capitano Codelli. Arbitro, mi sei costato 20. Volevamo anche fare un ringraziamento alla famiglia Manessi che è presente qui. Avevamo pensato un piccolo pensiero per la famiglia. Se voleva venire qualcuno a ritirarla, è una maglia che ha giocato. Hai visto, Ivan, è bello di ritrovare tanti amici di rugby, ritrovarsi attraverso il Rugby Touch, quindi che è un modo anche ludico di stare insieme. Ovviamente c'è stato il super espiedo, tutto alla fine. Penso che il rugby di base è la chiave per la nostra ripartenza, no? Il nostro territorio bresciano penso che comunque ha sempre la possibilità di avere questo tipo di realtà. E anche qui da noi nel Rodigino, ma penso un po' dappertutto, sì. Questa vitalità continua ad esserci. Proprio in questi giorni sono venute fuori notizie della società giovanile del Rovigo Monti, del Badia, del Frassinelle e anche di questa nuova società che nascerà ai confini tra Padova e Rovigo, che si chiamerà Union Rovigo Boara, che hanno fatto iniziative tipo campi estivi e altre attività dove hanno inserito il mini rugby. Questa è la prova che la base sta cercando di sopravvivere e sta cercando di porre così in essere i primi passi verso la ripartenza che tutti speriamo avvenga a settembre, se il Covid ce lo permette. Sì, infatti qui anche ovviamente la squadra più blasonata che abbiamo nel nostro territorio, il Calvisano, e qualche novità prossimamente sicuramente ci saranno. Ho sentito anche il diritto interessato per quanto riguarda il presidente del Calvisano, Francesco Casali, che dà un passo diciamo indietro per quanto riguarda la sua presidenza. Quindi andremo a vedere il proseguo di questa situazione. Magari è la volta buona che diventa presidente Alfredo Gavazzi, no? Visto che Alfredo è da sempre il motore di questa società, anche se lui si arrabbiava quando glielo dicevamo che era presidente federale, però sapevamo che era vero, che sapeva tutto e sapeva come far funzionare Calvisano anche da presidente federale. Non ha mai ricoperto il ruolo di presidente, è sempre stato o direttore sportivo o dirigente, o poi quando è stato presidente federale ovviamente non ricopriva nessuna carica, però in giro per l'Italia Calvisano è identificato con Ancon Gavazzi. Speriamo che anche lui si riprenda dai problemi fisici che ha avuto e magari è la volta buona che lo vediamo in prima persona come presidente. E sarebbe una buona notizia anche per il rugby calvisano, perché sappiamo che lui è il leader assoluto del club della Bassa Bresciana. Ivan, comunque tornando al mercato, diciamo, il rugby nostrano,
la Lazio si sta rinforzando bene, hanno cambiato anche staff, quindi è buono per il campionato una squadra che si rinforza. Sì, ha preso due campioni italiani di ritorno da Rovigo, Corno e Lecozzi, che hanno avuto un ruolo comunque importante nello scudetto del Rovigo, si sono dimostrati giocatori di qualità, in particolare Corno, e mi aspettavo che Rovigo lo tenesse dopo quello che aveva dimostrato nella semifinale e nella finale, ma la scelta tecnica e societaria si è orientato verso un altro oriundo che non conosco e che vedremo all'opera poi qui a Rovigo. La Lazio va un po' in controtendenza rispetto al solito, perché di solito si sapevano notizie della Lazio a settembre, a estate avanzata, invece ha già messo insieme due seconde linee straniere, un sudafricano e un australiano, più appunto questi giocatori che hai detto tu, il cambio di allenatore con De Angelis, probabilmente cerca di allestire una squadra per salvarsi, visto che quest'anno ritorneranno le retrocessioni. Ma un'altra, secondo me, da tenere d'occhio è il Colorno, sì. Perché per come abbiamo conosciuto Umberto Casellato, è uno che si industria sempre, riesce sempre in qualsiasi situazione di alto, basso, medio livello a trovare fuori una soluzione perché la sua squadra renda al massimo, e fra gli oriundi argentini acquistati, fra qualche giovane come Costi del Cavisano, che a me non è mai particolarmente piaciuto, ma era una buona promessa, potrebbe rendere più di quello che ha reso a Calvisano lì, e l'aiuto di Pippo Frati, io sono convinto possa essere una squadra outsider quest'anno, magari non so se si inserirà nella lotta per i playoff, questo è presto per dirlo, ma se conosco bene Umberto metterà in piedi una squadra per provare a battere qualche big, in particolare Rovigo, visto insomma che se n'è andato un po' di malumore da Rovigo, e che Rovigo è campione d'Italia, e che fare una vittoria con il Colorno su Rovigo sarebbe già come aver vinto un campionato. Davi Adana sento poco in entrata, però lì c'è Fernandez che per me è garanzia di qualità, e quindi sono convinto che con quello che avrà riuscirà a fare bene anche lui. Anche lì c'è andato questo ragazzo di Rovigo Modena che a 17 anni sembrava dovesse essere insomma un top player, poi si è un po' arenato, e forse adesso cambiare aria gli può far bene e può rendere nel modo migliore. Vedo che anche Piacenza insomma si dà da fare, le big insomma è chiaro che Petrarca e Valorugby, con gli acquisti che hanno annunciato, sono le regine del mercato e sono le due squadre sostanzialmente da battere sulla carta, quelle che entrano in conclave da finaliste, e vedremo se ci usciranno in primavera. Calvisano è sempre Calvisano, se non ci saranno scossoni dovuti a questa questione dirigenziale che hai svelato tu oggi, credo che sarà sempre una squadra di quelle forti, e sì, ci aspettiamo un campionato di un livello leggermente superiore a quello degli anni scorsi. Infatti, abbiamo bisogno di un campionato credibile, Ivan, da diversi anni. Infatti, guardando l'immagine di quella finale che si è giocato a Brescia, la Rai, c'era i nostri amici che ci hanno lasciato, comunque vedendo la partita, cioè, la telecronaca di Paolo Rossi, c'era il commento di Marco Bolesan, c'era il nostro amico Bruzzone che era anche lì come collaboratore, quindi era un modo diverso di seguire il rugby. Penso che adesso con la nuova gestione speriamo che venga, che ci sia un vigore più importante, perché lo meritiamo tutti, perché è sempre il massimo campionato, Ivan. Sì, guarda, un qualche piccolo passo in questa direzione è stato fatto, oltre che con le rose, come ci siamo detti adesso. Ad esempio, per me è una scelta che ad Alfredito, come lo chiami tu, la dicevo da tanti anni, ma non ha mai voluto fare, era quella di riportare la finale in campo neutro, su gara unica. Loro hanno già deciso, la federazione ha già deciso che dal prossimo questo campionato si farà in campo neutro, e se fanno come io mi auguro ha insegnato la Lega che c'era a metà degli anni 2000, hanno tutto il tempo per preparare una finale evento, no?
Parma o dove vorranno destinare lo stadio, perché questo momento finale del campionato sia un momento non solo per noi addetti ai lavori o stretti appassionati o per le due squadre coinvolte, ma per tutto il movimento. Io mi ricordo quegli anni della Lire, quando si è partiti in piccolo da Rovigo con i 5.000 spettatori, 4.000 per una finale come di Adana Calvisano, che in teoria non doveva avere un grande appeal di pubblico, e si è arrivati fino ai 18-20.000 spettatori delle finali di Monza. Ecco, questo è un altro passo in questa direzione. Un altro passo, a mio avviso, sulla carta buono, poi da un punto di vista materiale non so come stia andando perché non partecipo alle riunioni, è questa decisione ogni lunedì di fare una riunione di tutti i 10 club con la federazione per discutere organizzativamente tutte le modalità del campionato e le vicende del campionato. Nella gestione federale precedente si trovavano due volte, tre volte all'anno col presidente federale, poi la cosa era tutta legata a contatti personali o al direttore tecnico. Questa modalità di lavoro, a mio avviso, è interessante, è importante, vediamo se riusciranno a sfruttarla bene. Poi c'è un'altra proposta che so che circola, che è quella di provare ad adottare il TMO per tutta la stagione, la vedo un po' più difficile da realizzare, però è una buona idea anche questa, e ci sono altri segnali in questa direzione, anche la riunione a Verona in cui per la prima volta con tutti gli attori dell'alto livello, dalla nazionale alle franchigie, sono stati invitati anche i club, va in questa direzione. È una strada lunga, è una strada difficile, sarà una strada con molti ostacoli, è una strada che deve portare, a mio avviso, nel giro di un paio di stagioni, non di più, a quella che in campagna elettorale si era chiamata la Superlega, io la chiamerei molto più modestamente campionato italiano, dove magari o con la riduzione delle squadre o con altre squadre che salgano, si riesca ad avere in Italia 6, 8, 10 squadre con garanzie finanziarie e voglia di competitività, investitori, eccetera, eccetera, che sommando questo all'utilizzo dei giovani migliori che vengono fuori, a qualche straniero di fuori che viene preso, riesca a far elevare il livello del nostro campionato e magari lo porti di nuovo sulla Rai, non solo per i play-off, ma anche per il resto della stagione, o lo porti in qualche altra emittente importante che non sia solo lo streaming per noi addetti ai lavori. E prima di completare questo discorso, la Serie A, la Serie B, la Serie C, penso che loro si stanno muovendo anche in una buona direzione. Io particolarmente sono da vicino alla realtà dei Centurioni di Lumezzane, che loro stanno in questo momento muovendo tanto il mercato con tanti inserimenti, sono in sinergia con il rugby Colorno, quindi hanno la possibilità di in qualche modo interagire con una realtà come il rugby Colorno. La Serie B qui significa Brescia, Rovato, Franciacorta, quindi delle belle realtà. Infatti adesso lancio un reportage giustamente del Old Rugby Rovato, perché gli Oldies nella vita di un club sono molto importanti, e la dimostrazione è questa festa che hanno organizzato loro giustamente a Rovato. Vediamo. Hola amigos, il bello trovarti in una festa ormai tipica di Rovato, a Brescia, quindi forse Brescia significa un po' qualcosa nella tua vita sportiva. Ciao Caccio, bello vedervi anche a voi. Sì, si dice che sempre si torna al primo amore, no? Brescia è stata casa mia per tanti anni, ho tanti amici qua, quindi appena posso faccio un salto. Siamo in pieno, anche c'è la carne nostra, l'assado, tutto, diciamo, tutti gli ingredienti per passare una bella serata in compagnia. Però la domanda sorge spontanea, come si dice in spagnolo, decime cosa si sente quando uno diventa campione d'Italia contro il rival di sempre. Sì, intanto ho preso l'asado argentino, quindi complimenti ai ragazzi, mancava il cimicciurri, però quello è già un dettaglio. Il fatto del campionato, il fatto che sia Padova o meno, sì, c'ha un plus in più per la gente di Rovigo che ci tiene veramente tanto.
cosa si sente. Adesso faccio fatica ancora a capire un po', però una roba bella, nel senso che è un obiettivo che uno si impone come sportivo, no? A Rovigo vai là per vincere. In 3 anni di Castellato ci abbiamo provato a vincere tutto, Coppa Italia, campionato, il Covid ci ha fermato, ma penso che anche quell'anno ce la potevamo fare, eravamo più 7, eravamo veramente più forti, quindi cosa si sente? Una gioia. E adesso comunque per te un'altra sfida, perché sei già nel club di Ballo Rugby, quindi un, come si dice in spagnolo, un altro desafio per te. Sì, una bellissima sfida. Ballo Rugby sta facendo le cose bene da tanti anni, ha un bel progetto, ha gente che ha voglia di vincere. Speriamo di portare il primo scudetto della storia del club. Ieri sera abbiamo fatto una grigliata con i ragazzi per fare un po' di gruppo e si parlava proprio di quello. Quelli che ci chiedono dell'esperienza nostra a Cioffi, a me e di Rovigo, diciamo: raga, intanto facciamo un bel gruppo che dopo le cose vengono da sole. Adesso comunque si sta riempiendo di oriundi, soprattutto argentini, il campionato. Come la vedete? Io la vedo in positivo comunque. Sì, il fatto che adesso chi ha il passaporto italiano dal nonno diventa italiano, sinceramente si trovano ragazzi di alto livello. Per esempio i Valor Rugby siamo in 7 argentini, tutti che sono passati per i Pumas o Jaguars o qualche nazionale, e ti alza il livello. Se ogni squadra riesce a prendere il suo straniero di livello, assolutamente si alza il livello. Poi ci sono tanti giovani promettenti che in Argentina magari non li vedono, perché sappiamo come in Argentina, vengono qua, fanno strada, dopo 3 anni diventano eleggibili, e perché non è nazionale. Anche perché, parliamo in maniera sincera, il discorso economico in Argentina sappiamo come è. Se loro vengono per un progetto di vita a restare qua e a trasmettere il loro vissuto, penso che è importante. E anche per gli italiani che devono lottare con loro, chi sarà meglio giocherà. Sì, come ti ho detto prima, alza assolutamente il livello. Poi la situazione in Argentina noi sappiamo benissimo com'è. Mi hanno scritto in tantissime gente, anche quando non conosco, se c'è la possibilità di venire. Sì, assolutamente c'è la possibilità, però con un progetto di vita, capito? Anche perché penso che gli italiani si sono rotti un po' del fatto che viene uno per 10 mesi, fa i soldi e dopo torna là. Quindi ci sta. Adesso momento dei saluti, e approfitto che sei qua, e soprattutto anche ringraziamo tutte e due al Rugby Rovato, perché ci hanno invitato a questa festa, una bella festa dove ovviamente il rugby è molto importante. Sì, quando ero a Brescia sono sempre stato benvenuto qua a Rovato, quindi ovviamente ringraziamo tutti gli Ola, anche i ragazzi. So che adesso forse stanno in quarantena, quindi mi mancano di salutare tanti amici, quindi gli mando un saluto grande. E poi saluti quelli di sempre. Oggi è il compleanno di mio papà, mi tocca viverlo da lontano, però gli mando un saluto grande. 62 anni l'osso, quindi gli mando un abbraccio grande a lui, a Mar del Plata. Quindi saluti a tutti i ragazzi di Mar del Plata e La Plata, quelli di sempre, a Rama Finco, che so che si sta mettendo a posto piano pianino. Lo seguo su Instagram e so che lui è molto attivo, quindi quello mi fa tanto piacere, quindi un saluto anche per lui. Hasta la vista, amigo. Grazie per stare sempre, caccio, un abbraccio. Intanto buonasera a tutti, benvenuti alla festa, 17ª festa Old Rugby Rovato. E quest'anno, seguendo sempre i protocolli sanitari che ci sono stati imposti, siamo riusciti a realizzare di nuovo, per, ripeto, la 17ª volta questa nostra festa. E ringrazio te perché come sempre ci sostieni in tutte le nostre attività, iniziative, tutto quello che facciamo. E il riscontro è stato molto positivo, i numeri della serata lo dimostrano, quindi ringrazio in particolar modo anche tutto il mio gruppo di consiglieri che hanno contribuito enormemente alla buona riuscita della serata. Un bel gruppo, per me è un gusto far parte di questo gruppo, di questa società, ormai quasi 20 anni che sono qua. Ciao a tutti, per me questa è la 4ª edizione cui prendo parte con l'Old Rugby Rovato. È un gruppo fantastico, stiamo lavorando veramente bene, l'afflusso di persone è veramente grande,
non saprei cosa dire d'altro, cioè è una bellissima famiglia e stiamo lavorando tutti insieme per far sì che il nostro club funzioni al meglio. Ecco. Io questo qua è il mio secondo anno che mi trovo qua alla festa del All Rugby Rovato, ma come parte integrante, perché dall'anno scorso sono arrivato a questa società. Tutti quegli anni precedenti, essendo uno che abita a Rovato, che è stata la mia prima casa quando sono arrivato qua, sono sempre venuto a queste feste perché veramente mi sono trovato bene. Adesso che sono passato dall'altro lato a aiutare, a collaborare, veramente uno si sente parte di questa famiglia che è gli All Rugby Rovato. Passare un bel momento, mangiare qualcosa assieme, che è quello che per me fa la differenza. Siamo parte di una grande famiglia tutti e ci mettiamo a disposizione della società, delle persone che sono amici del rugby. Prima di salutarti, Cacio, un ringraziamento particolare a tutta la parte femminile del Rugby Rovato, quindi le Queens che ci hanno supportato e sopportato per questa nostra festa, e quindi un ringraziamento particolare a loro. E rappresentate appunto da Chiara Galli. Le ragazze hanno partecipato e aiutato gli Old, stanno lavorando alla festa, sono molto contente di aiutare, anche perché gli Old ci sostengono sempre in ogni iniziativa, nei terzi tempi, ci aiutano, ci danno una mano, quindi anche per noi è sicuramente una cosa positiva aiutarli. Vi invito per l'anno prossimo a partecipare nuovamente a questa festa. Come al solito mi autorizzi a fare dietro le quinte le tue foto? Sempre. Benissimo, quindi adesso sì, io faccio il video, lui la foto, guardate lui, eh? Eccoci qua, guardate, che carini. Ivan, alla fine tu coincidi con me che comunque la tradizione, quelli i vecchi, tra virgolette, di ogni club sono importanti nella vita di tutti in questi casi, soprattutto quelli di ogni territorio, o sbaglio? Sono l'eredità, sono le nostre radici, sono da popolare, diciamo, da seguire, da conservare, sia come attività sportiva di Old, ma sia anche come memoria, come dirigenti, come chiacchierate al terzo tempo al bar che mantengono vivo personaggi, storie, leggende. È una delle parti, a mio avviso, più belle, non solo del rugby, ma di tutti gli sport, di tutte le attività che emozionano le persone, che coinvolgono l'essere umano. Adesso sì, chiudiamo. Io ti ringrazio, Ivan, per la tua gentilezza di ovviamente condividere questi minuti con noi per la nostra puntata settimanale. Se va avanti non si mola neanche un centimetro. Consigliamo giustamente la partita clou, che sarebbe la rivincita del test match tra Sudafrica e Lions, ovviamente, no? E consigliamo anche le finali delle Olimpiadi, perché sia maschili che femminili, perché poi comincerà il torneo femminile dopodomani, quindi è molto spettacolare anche quello nel seme. Consigliamo queste due chicche. Questi eventi, infatti. Allora sì, io ti ringrazio ancora e ci vediamo prossimamente, Ivan. Grazie, buon rugby a tutti quanti e mantieniti sempre così forte e saldo come quando eri in seconda linea. Ciao. Grazie, amico. Ciao.